Ciao a tutti ragazzi, il Napoli batte per 2-0 il Chievo e quindi davvero altro ottimo test del nostro Napoli che battendo per 2-0 questa sera il Chievo conclude così il suo trio di amichevoli nel ritiro in Trentino. Domani mattina ci sarà la seduta di allenamento al campo di Di Maro e poi si concluderà anche questo ottavo ritiro consecutivo del nostro Napoli in Val di Sole, squadra che domani nel pomeriggio ritornerà a Napoli. Avranno un paio di giorni di riposo e poi il 3 agosto si partirà per l'Irlanda, dove ricordiamo il Napoli sarà protagonista di una mini tournée, dove affronterà prima di tutto il 4 agosto a Dublino il Liverpool, poi il 7 agosto a San Gallo in Svizzera il Borussia Dortmund e poi l'11 agosto affronteremo il Wolfsburg nel loro stadio lì in Germania e queste saranno davvero tre amichevoli molto indicative e ci faranno capire ancora di più il vero stato di forma del nostro Napoli, così come detto anche da De Laurentiis. Ma in queste tre amichevoli giocate in ritiro il Napoli già ha fatto da vedere davvero ottime cose, perché comunque abbiamo giocato con avversari validi. Di solito in ritiro si fanno sempre amichevoli contro squadre dilettantistiche all'inizio, ma noi abbiamo affrontato prima di tutto il Gozzano, squadra di Serie C, e vinto per 4-0, poi il Carpi, squadra di Serie B, e vinto per 5-1, e 4-0 e 5-1 sono davvero risultati più che ottimi di questo periodo contro squadre di Serie C e di Serie B, e oggi abbiamo affrontato una squadra di Serie A sempre molto ostica come il Chievo ed abbiamo vinto 2-0 giocando davvero molto bene, facendo davvero un'ottima prestazione e non concedendo nulla al Chievo e avendo davvero una supremazia territoriale più che netta. La formazione iniziale di quest'oggi è stato sempre un 4-3-3 con in porta Karnezis, in difesa Isaia, Albiol, Maximovic e Luperto, a centrocampo Fabian Ruiz, Hamsik e Rog e in attacco Insigne, Milik e Verdi. Insigne, come sappiamo, ad un certo punto, poco dopo il gol dell'1-0, è stato costretto ad uscire per una botta alla caviglia. C'era lì quell'idiota del numero 3 del Chievo che ha fatto davvero due entrate scomposte su Insigne, ma cose del genere non si possono proprio vedere in un amichevole. Già sei idiota se di interventi di quelli ne fai uno, poi se ne fai anche il secondo, sei doppiamente idiota. E poi ha fatto un intervento questo stesso calciatore sul Chievo, anche su Verdi, e poi è stato anche giustamente bersagliato dal pubblico lì presente allo stadio Bryamasco di Trento. Comunque per Insigne pare che per fortuna non dovrebbe essere nulla di grave e la sua sostituzione è stata soltanto per precauzione. Comunque, già dall'inizio si era visto che avevamo in mano il pallino del gioco. La prima occasione è stata un grandissimo lancio di Hamsik, davvero spettacolare per Insigne, che poi però non è riuscito a tirare bene. Quindi davvero Hamsik anche quest'oggi, nei suoi 45 minuti giocati, ha fatto vedere grandissime cose nella sua nuova posizione da regista. Ha dimostrato che da quella posizione può giocare davvero molto bene in profondità, può creare molte azioni pericolose con i suoi lanci, può darci molto in generale in fase offensiva e inoltre, come sto dicendo più volte, può segnare anche più gol, visto che da quella posizione si arriva più volte al tiro. Poi Rog, diciamo Rog, è uno dei pochi calciatori da rivedere un po' meglio, perché bisogna dire che in questo ritiro non ha fatto granché
E da 3 anni che sappiamo che Rogge è un calciatore di davvero grandissime prospettive, però non sempre riesce ad esprimersi al meglio. Sappiamo quelle che sono le sue qualità, però deve dimostrare molto di più. In questo momento, sinceramente parlando, vedo molto meglio Grassi che Rogge. Grassi, anche quando sono stato a Di Maro, l'ho visto davvero molto bene. Ricordiamo che Grassi viene da una grandissima stagione in Serie A con la Spal, dove è stato tra i protagonisti assoluti. Mentre poi anche Fabian Ruiz ha fatto davvero un'ottima partita. Fabian Ruiz, che poi è rimasto in campo anche nel secondo tempo. Comunque, la squadra anche quest'oggi ha fatto capire che ha intenzione di giocare molto in profondità e con i lanci lunghi. Infatti, l'ha fatto capire anche Ancelotti ieri nella sua conferenza stampa, dove ha detto che sta cercando di far adattare anche Diawara a giocare in questo modo, dicendo che Diawara è un calciatore abituato a giocare abbastanza corto, però sta facendo di tutto per farlo abituare anche a giocare in profondità e con i lanci lunghi. E comunque anche Diawara, quando è entrato nel secondo tempo, ha fatto davvero molto bene. Comunque ci siamo portati in vantaggio con davvero un grandissimo gol di Simone Verdi. Grande palla di Insigne, Verdi la prende al volo, tiro raso terra che finisce nell'angolino, e così ci portiamo in vantaggio per 1-0. E poi anche dopo il gol dell'1-0 continuiamo a dominare, ad avere occasioni ed avere un possesso palla nettamente superiore a quello del Chievo. Poi ad entrare al posto di Insigne è stato un ass che ha fatto davvero benissimo quest'oggi. Su di tutto ha fatto quella grandissima giocata nel secondo tempo, dove si è scartato due o tre calciatori del Chievo, e poi alla fine c'è stato un grandissimo intervento di Sorrentino che, come sempre, per segnargli ci vuole che ce ne vuole. Anche quest'oggi sull'1-0, soprattutto nel secondo tempo, ha fatto tantissimi miracoli, ed è grazie a lui se la partita alla fine è finita soltanto 2-0. Comunque poi comincia il secondo tempo e vengono fatti diversi cambi. Entra Mario Rui al posto di Luperto. Luperto, che anche quest'oggi ha fatto davvero molto bene. Ricordiamo che lui è un difensore centrale, però in questo ritiro, dove è stato sempre usato come terzino sinistro da Ancelotti, ha dimostrato di poter avere le caratteristiche del terzino anche per quanto riguarda la fase di spinta. Poi Ancelotti ha cambiato anche i due centrali di difesa e sono entrati Albiol e Chiriches al posto di Koulibaly e Maximovic, che erano partiti dal primo minuto. Riferimento a Koulibaly, che anche quest'oggi ha fatto davvero molto bene, e appena è arrivato il ritiro, subito continua a dimostrare il grande calciatore e difensore che è, e ormai Kalidou Koulibaly è sempre di più tra i migliori difensori centrali al mondo, sicuramente tra i migliori 4-5. Poi a centrocampo è entrato Allan al posto di Rogge, Diawara al posto di Hamsik, mentre poi Fabian Ruiz è rimasto in campo fino a un quarto d'ora, 20 minuti dal fischio finale. Mentre per quanto riguarda l'attacco, un ass è rimasto, un ass che ricordiamo era entrato al posto di Insigne, è entrato Inglese al posto di Milik, e Verdi anche lui è rimasto in campo.
campo. Verdi sicuramente il migliore in campo di questa sera. Oltre al gol, ha creato davvero molte situazioni lì davanti. Ha messo davvero in netta difficoltà i difensori del Chievo e in questo momento sugli esterni d'attacco siamo messi davvero alla grande perché abbiamo Calleion, abbiamo Insigne, abbiamo Verdi, abbiamo Mertens che Ancelotti ha fatto capire che utilizzerà in tutti i ruoli dell'attacco. Poi abbiamo Younes che dovrebbe recuperare entro dicembre e gennaio e Younes anche un calciatore che io voglio vedere perché secondo me è davvero molto forte. Sappiamo che è anche un nazionale tedesco, quindi senza alcun dubbio un calciatore di assoluto valore. E poi verso il finale di partita sono state fatte altre sostituzioni. È entrato Vinicius al posto di Verdi e poi al posto di Fabian Ruiz è entrato Grassi che, come ho già detto, sta facendo davvero un ottimo ritiro. E poi è entrato Tonelli al posto di Isai. Isai, ragazzi, è tra quelli che mi sta sorprendendo di più in questo ritiro. Anche quest'oggi si è dimostrato davvero impeccabile come di solito in fase difensiva, dove mostra sempre la sua grande solidità, però in questo ritiro lo vedo molto cresciuto anche in fase di spinta. Lo vedo anche fare dei cross in mezzo, dare delle palle in avanti, cosa che raramente faceva con Sarri e quindi magari Sai riuscirà a migliorarsi anche sotto questo aspetto, per quanto riguarda la fase di spinta, perché se sarà così, Sai davvero diventerà un terzino completo del tutto. Comunque poi, dopo tantissime occasioni e dopo tantissimi miracoli di Sorrentino, prima su un grandissimo tiro di Mario Rui, lì c'era stata davvero un'ottima giocata di Fabian Ruiz, Mario Rui che è stato servito proprio da lui, e poi Sorrentino, oltre a questa parata, ha fatto altre due grandi parate, prima su un colpo di testa di Chiriches e poi su un altro gran tiro di un as, tiro che è stato seguito da un'altra grande giocata, un as che sicuramente insieme a Verdi è stato il migliore dei nostri questa sera. E poi finalmente riusciamo a trovare il gol del 2-0 con Lorenzo Tonelli. Cross perfetto di Haaland, Tonelli come sempre colpisce di testa e segna il gol del 2-0. Io davvero ci penserei molto prima di vendere Tonelli, perché comunque sappiamo che non è un grandissimo calciatore dal punto di vista della tecnica, ma è un calciatore che davvero può risultarti utile in fase difensiva quando devi proteggere il risultato e inoltre ha davvero questa grande caratteristica di segnare molti gol sui calci piazzati. Anche se il suo passaggio alla Sampdoria sembra ormai cosa fatta e Ancelotti e De Laurentiis sembra che vogliono puntare su Maksimovic, sul quale è stato fatto un grandissimo investimento 2 anni fa. Maksimovic che comunque complessivamente ha fatto un buon ritiro, anche se ha fatto qualche uscita a vuoto durante gli allenamenti e durante l'amichevole contro il Carpi, quindi comunque è ancora un calciatore da valutare meglio. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto, davvero sono molto soddisfatto della prova del nostro Napoli di questa sera e ora vedremo cosa il Napoli riuscirà a fare nelle tre amichevoli con Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg. Comunque sappiamo che l'inizio di campionato è molto difficile, però ragazzi, io sono sicuro che ci divertiremo, partiamo da una base molto solida. La rosa, tranne Reina e Jorginho e Maggio, è la stessa dell'anno scorso. Poi in più,
ci abbiamo aggiunto davvero degli ottimi elementi, dei grandissimi elementi come i vari Fabian Ruiz, Verdi, Meret e Karnezis in porta. Ora dovrà arrivare anche il terzino e secondo me il Napoli di questo momento è sicuro nella rosa superiore a quello della scorsa stagione. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!